Buonasera e benvenuti in questo incredibile viaggio alla scoperta dello scuffiotto Maya. Siamo partiti da qui, dalla penisola dello Yucatan in America, e per la precisione ci troviamo sul monte Wawawa Waka. Sembra che un gatto stia mangiando da una ciotola, ma non fatevi ingannare. Ebbene, sentirete l'audio dà l'impressione di trovarci all'interno di una stanza. Questo è dovuto dalla particolare struttura delle città Maya, che appunto ricreavano degli effetti sonori a dir poco bizzarri. Questo è il nostro punto di partenza, il monte Wawakawawa. Qui abbiamo rinvenuto i primi reperti che parlano appunto dello scuffiotto Maya. Abbiamo visto queste statue che indossano appunto, o sembrano indossare, questo particolare copricapo, ed è da qui che iniziamo il nostro viaggio. Tutto questo però dopo la sigla. Questo popolo misterioso, questo popolo che ci ha lasciato poco nella storia, ci ha dato pochi indizi, ma dal quale abbiamo appreso molto. Abbiamo capito che conoscevano molto dell'astronomia, sapevano orientarsi con le stelle, sapevano anche calcolare con precisione le epoche storiche. Ebbene, abbiamo notato che il leggendario scuffiotto Maya ha una certa attinenza con il calendario Maya, questo enorme manufatto in pietra che durerebbe addirittura 5.000 anni. Ebbene, abbiamo visto che nel centro del calendario Maya c'è una figura riportante una faccia che fa delle boccacce, giustamente. Ebbene, questa faccia indosserebbe il mitico scuffiotto Maya. Ma perché c'è un'attinenza tra il calendario Maya e questo copricapo? L'abbiamo chiesto al maggiore esperto dei calendari in pietra mai esistito, il paleocalendariologo Paul Revel. Diciamo che da molto tempo, insomma, ho approfondito questo settore dell'archeologia, possiamo definirla, della storia, che è stato lasciato sempre un po' in disparte. Questo approfondimento di questi calendario come mappa del tempo, come il movimento dei giorni, delle ore, dei minuti, che a volte molte persone mettono poi in disparte, e invece è giusto approfondire come io ho fatto, perché la storia è fatta anche di questo, è fatta di secondi, è fatta di minuti, e molti incidevano sulla pietra queste cose. E io ho approfondito proprio questo, il fatto che non più semplici fogli strappati così alla fine del mese, prima di, non so, andare a fare la spesa, ma invece gente che stampava, che fissava su pietra quello che era il giorno passato, il mese passato, l'ora passata a volte. E quindi sicuramente si sarà trovato anche a studiare il calendario Maya. Soprattutto. Ecco, lei dice soprattutto, perché motivo? Perché sono stati gli unici. No, cioè, è stato l'unico elemento che potevo realmente studiare. Effettivamente questo mi fa capire anche che l'intervista è un po' così, perché visto che lei non lo sa, d'altronde il mondo è pieno di ignoranza, non è colpa mia, io cerco di fare quello che posso, ma va bene. Benissimo, la sua scienza è anche un po' di nicchia, diciamo. Vuole farle notare comunque che mi ha interrotto, ecco. Esattamente, me ne farò una ragione. Prego. Questo calendario ha una particolarità: la durata. Dura effettivamente più di 5.000 anni. Ma perché costruire un calendario così lungo? Ora si vede che
la società è proprio differente rispetto a un tempo, ha perso i valori, ha perso l'interesse alle cose, e l'interesse è il tempo, cioè i minuti che passano, il viverli dall'inizio alla fine è il vero valore dare a queste cose, da dare a queste cose. Perché il semplice calendario che uno può prendere al ristorante cinese, che è mezzo tigre, mezzo iena e mezzo capasanta, no, non c'entra più. Lì il tempo era diverso. Il tempo era diverso perché questi calendari duravano 5.000 anni e rimanevano là, anche perché non esistevano, penso, dei bidoni dove poter riciclare dei calendari in pietra, penso fosse anche abbastanza complicato questo. Ma a parte questo, che è una simpatica battuta che a volte noi se facciamo li diamo per ore e ore e ore e ore, perché ci siamo fatti così. Questi calendari che noi utilizziamo ora, uno li prende la mattina, sbriga, quando passa l'umido, ok, domani strappo questo, giro il foglio, no. Una volta c'erano questi calendari che rimanevano per sempre, perché il tempo è per sempre. Effettivamente lo facevano anche perché dopo hanno deciso facciamolo per 5.000 anni, perché farlo per un anno cominciava ad essere anche un po' fastidioso, sai com'è? Strappare una pagina da 168 kg poteva essere un po' complicato, soprattutto magari se avevi il figlio appena alzato da letto, fallo tu Stella, e uno a volte perdeva anche la prole. Questa è stata una delle cause principali anche di mortalità infantile, perché magari il genitore con le un po' stanco, così la mattina dice figliolo vai tu, strap, bim bum bam, scrap. Mi ricordo anche alcune puntate di Flintstone che parlavano di questo, però scusate, sto divagando ora. Comunque, per evitare il problema quindi del mortalità infantile, della scomodità anche di portare in giro un calendario del genere, ricordate i calendari quelli piccolini da mettere nel portafoglio, mettete voi un calendario da non so, una tonnellata e mezza nel portafoglio per andare a fare la spesa. Direi che no. Loro cosa hanno deciso? Noi, in quanto Maya, in quanto mente superiore, anche perché ci siamo un po' svangati le palle, cosa facciamo? Noi costruiamo questo calendario che può durare 5.000 anni. Basta rotture di palle, scusate, questa è una terminologia tecnica che noi utilizziamo come studiosi, ma anche per essere chiari, perché è inutile utilizzare anche dei termini aulici ricercati, è giusto parlare direttamente al popolo, lei sa, insomma, basso la sua ignoranza, che è bello far capire un po' a tutti, e vedo che lei sta apprezzando e sta capendo quello che sto dicendo. Quindi, decisione, calendario di 5.000 anni, e lì come fosse un album di fotografie. Un album in pietra in cui raccogliere momento dopo momento quello che succedeva ogni giorno. Questo era quello che i Maya hanno deciso di fare. Una volta capita la ragione per far durare appunto questo calendario tutti questi millenni, ci chiediamo come mai c'è un'attinenza tra il calendario e lo scuffiato Maya. Ebbene, che funzione avevano questi particolari copricapi che erano di uso comune in questa popolazione, in questa zona del mondo? Quali poteri potevano anche avere questi copricapi, diciamo, no? La dottoressa Sarah Sunrise ci dà un importante indizio. Esistono delle peculiarità di queste civiltà per quanto riguarda l'aspetto sessuale e erotico in genere. Come possiamo leggere in vari testi scritti da me, il Maya vedeva la sessualità come una cosa totalmente distinta dall'amore. Che vuol dire si faceva sesso con persone non amate, diciamo, al contrario di molti altri popoli antichi e anche recenti. Ecco, noi stiamo seguendo un filone, una ricerca, ci stiamo pian pianino addentrando verso un oggetto in particolare. Ecco, noi cerchiamo per la precisione un copricapo. Mi scusi. Ecco, attenzione, perché forse la nostra sessuologa è sensitiva, Maya ci sta forse anche per rivelare qualcosa di importante, perché vediamo probabilmente ha un momento di trance.